Mister, è troppo semplice fare meglio di Avellino perché tutto per essere vero la Paganese vista per bene. Sì, non abbiamo fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo dove abbiamo avuto un approccio poco consono alle nostre caratteristiche e ci siamo costruiti il nostro campionato su queste caratteristiche, quelle di compattezza, di determinazione, di cattiveria agonistica, quindi tutto ciò è venuto meno soprattutto nel primo tempo, quindi facciamo mea culpa, domani abbiamo l'opportunità per riscattarci contro una squadra forte, ma sicuramente c'è da mettere un atteggiamento diverso. E ho parlato con la squadra, come hanno reagito i giocatori? Sì, è ovvio che abbiamo analizzato, come si analizza poi tra l'altro ogni partita, però da persone intelligenti quali sono i ragazzi hanno capito che sicuramente abbiamo fatto la partita al di sotto delle nostre possibilità, soprattutto dal punto di vista proprio morale, quindi delle persone. Abbiamo fatto una cosa che abbiamo fatto raramente in questo campionato, ogni tanto ci può stare, però voglio sicuramente una reazione, una risposta dal punto di vista caratteriale già da domani. So già che risponderai che ci vuole ancora del margine per arrivare alla salvezza matematica, ma forse il fatto di avere questo grande vantaggio sulla penultima non credi che possa creare una sorta di rilassatezza nei calciatori? No, non abbiamo un grande margine, non percepiamo questo, assolutamente, anzi, c'è quella preoccupazione di chiudere in fretta il discorso, quindi sicuramente non è questo il pericolo, è solo che una squadra che lotta per salvarsi va un po' sulle montagne russe, un po' su questi alti e bassi che ci hanno contraddistinto in questo campionato, come anche tante altre squadre, quindi noi non facciamo eccezione. Però ovvio che noi dobbiamo sempre cercare di alzare il nostro livello e sicuramente cadute verticali come quelle di mercoledì non devono accadere perché in un percorso di crescita sicuramente un atteggiamento così non va bene. Se arriva una squadra che qualitativamente, ne abbiamo detto anche altre volte, forse un po' una delle delusioni perché è troppo distacco dal vertice, e sta anche attraversando un periodo non facile. Hanno vinto solo con Rieti, tre sconfitte poi nelle ultime quattro. Che gara si aspetta? Noi dobbiamo indirizzare la gara sotto i nostri parametri. È normale che se la mettiamo sotto l'aspetto tecnico della partita pulita diventa difficile per noi perché non c'è confronto. Dobbiamo metterla sotto il profilo dell'intensità, della cattiveria agonistica, cose che ci hanno fatto emergere in diversi confronti. Quindi sicuramente la partita di domani noi la dobbiamo mettere sotto il profilo dell'intensità, della determinazione, perché se diamo possibilità loro di giocare semplice, questi sono giocatori che hanno tecnica, hanno qualità e quindi dobbiamo alzare i ritmi dall'inizio. Viste le condizioni di Baiocco, innanzitutto, quali sono le condizioni? Ci sono problemi di altra natura vista la terza gara in una settimana? no, Baiocco stamattina ha ripreso, ha svolto tutta la rifinitura e sembra che stia bene, non ho avuto poi modo di parlarci, lo farò poi dopo, mi sembra che abbia recuperato, per il resto tranne Dramé, nel complesso siamo, capisce ovviamente, squalificato, per il resto a livello fisico Perry rientra, quindi siamo comunque bene, alla luce anche della terza partita, che è quella sempre un po' più dispendiosa dal punto di vista fisico, è ovvio che qualche rotazione ci sarà. Difficilmente tanti giocheranno poi la terza partita, ci saranno 2-3 che lo faranno dall'inizio, quindi in un discorso di rotazione generale. Tra bravati e buona volontà che si sono un po' alternati come vice capice, chi ha più le caratteristiche da play? Ma tutti e due hanno le loro caratteristiche, uno più di rottura, l'altro più di impostazione, quindi vediamo come partire dall'inizio, però sono ragazzi che quando sono stati chiamati in causa hanno dato il loro contributo. La difesa a 4, che vista nel secondo tempo con l'Avellino, può essere una soluzione in queste ultime 10 partite, anche magari per cambiare, per cercare di fare qualcosa pure per la sterilità offensiva. Ma sicuramente noi saremo con un giocatore offensivo in più domani, che poi si parte a 3 o 4, lascia il tempo che trova, ma vogliamo provare ad essere più offensivi, quindi sicuramente saremo a 3 davanti, ma dislocati come non è qua la sede per dirlo, però saremo con 3 giocatori offensivi. Potremmo vedere Scarpa dall'inizio in queste alternanze?
domani vedremo, è una possibilità e quindi vediamo. Ho fatto anche abbastanza bene quando è entrata da Avellino, quando ci siamo messi poi a tre davanti, tre aperti, quindi non è importante il modulo, è importante quello che ci metteremo come persone, come determinazione, con la voglia che avremo già domani di andarci a prendere il nostro obiettivo.